Sì, è stato bravo Francesco che, Zampano che mi ha visto all'interno dell'area, mi sono staccato dalla linea di difensori e poi è andata bene, dai. Uno è Pescara Mancuso dipendente, uomo assist a Parma, oggi gol importantissimo dopo il vantaggio di Bidawi. Passato l'infortunio, stai dimostrando di essere un giocatore da Serie B. Ma Pescara dipendente mi sembra un po' eccessivo, però Almeno in queste io ultime due sì, no, gare. cerco di mettere quelle che sono le mie qualità al servizio della squadra e in queste prime partite che ho disputato è andata bene. Però c'è un numero che i numeri sono sempre indicativi. È giocato con il Foggia, 3 punti. È giocato a Parma, 3 punti. È giocato oggi, 3 punti. 3 partite, 9 punti. Insomma, è mancato Mancuso. Questo è un dato di fatto. Ma non lo so se è mancato o no, però in queste tre partite è andata bene che siamo riusciti a portare a casa 9 punti. Parliamo di questa gara, una gara dai due volti, un primo tempo, almeno nella prima mezz'ora in cui l'Avellino ha quasi dominato, nella ripresa molto meglio il Pescara, avete avuto diverse occasioni per chiudere questa partita, per portarvi in vantaggio e anche dopo il 2-1 per chiuderla. Sì, come hai detto tu, il primo tempo forse. Cioè, siamo partiti non benissimo, siamo partiti un po' bassi, come era successo un po' anche a Parma. E secondo me è un aspetto dove dobbiamo lavorare, possiamo sicuramente migliorare perché è un peccato, non riuscire a partire forte. Però credo anche che i 2 secondi tempi siano indicativi perché vuol dire comunque fisicamente stiamo bene, sia là che qua siamo venuti fuori alla grande. Vedi la porta e questo l'hai dimostrato anche l'anno scorso a San Benedetto, però la cosa che sta sorprendendo tanto di te è come riesci a liberarti per andare a concludere, ovvero il movimento. Da oggi lo definiamo movimento Mancuso, va bene? No, movimento che. Non lo fanno tutti, eh? No, beh, non lo fanno tutti. Movimento, diciamo, degli attaccanti. Ecco, io ho sempre lavorato per cercare di migliorare anche in tutto e credo che per un attaccante i movimenti siano fondamentali. Presidente Sebastiani, ai nostri microfoni in settimana ha detto non vedo la classifica, voi forse non la guardate, i tifosi però sì, Pescara secondo in classifica, è vero che siamo all'inizio, però insomma è una posizione che fa felici un po' tutti. No, è che non va guardata perché veramente il campionato dimostra che una domenica sei su e la settimana dopo sei giù. È chiaro che queste due vittorie sono state molto importanti e ora dobbiamo solamente continuare a fare punti. La classifica dice Empoli primo, Pescara secondo e martedì il calendario dice Empoli-Pescara. Sì, non credo sia una partita tanto da guardare la classifica, diciamo, scontro al vertice, ma credo più che altro che potrà essere una bella partita perché l'Empoli è un ottimo collettivo, è un'ottima squadra e quindi potrà essere una partita interessante. Proprio al Castellani si giocherà questa gara davvero molto molto importante, sarà importante come è stato a Parma l'apporto dei tifosi. Tifosi che oggi, quelli della curva, vi hanno sempre incoraggiato. Dagli altri settori è arrivato nel primo tempo anche qualche fischio, ma il Pescara ha bisogno soprattutto di questi tifosi della curva. Sì, a Parma sono stati numerosissimi e ci hanno dato una grossa mano e spero lo facciano anche in futuro perché ne abbiamo bisogno.